trovati, cari telespettatori di Fano TV. Oggi siamo presso la sala della Protezione Civile e vi porteremo nel mondo dell'industria 4.0. Conosceremo più da vicino cosa sono l'ITS. Conosceremo e approfondiremo la fondazione Marche ITS Technology. Incontreremo degli imprenditori. Conosceremo i corsi che formeranno i nuovi tecnici del futuro del processo produttivo. Tutto questo a Digital Smart SRL. Venite con noi. Rocchetti, partecipare a questo incontro oggi, che cosa le ha portato? Beh, sicuramente un arricchimento, la condivisione delle difficoltà in cui versiamo, i cambiamenti industriali, la necessità di reimpostare la nostra filosofia per quanto riguarda le risorse umane è sicuramente qualcosa che va rivisto anche nel nostro paradigma, l'uomo al centro come nuovo rinascimento. Qual è la difficoltà in cui lei si imbatte ogni giorno? Ma più che altro a intercettare i bisogni dell'azienda e coniugarli con le disponibilità del territorio e del lavoro. Una volta si diceva se non sei bravo si va in fabbrica, adesso per andare in fabbrica bisogna studiare, bisogna rendere le nostre fabbriche più attrattive, bisogna rendere il lavoro come un compimento della propria vita e non un semplice eseguire qualcosa di ripetitivo e di monotono. Lei durante la conferenza ha citato il modello marchigiano. Pare che sia la formula vincente, ce la puoi illustrare? Ho usato questa formula perché non sapevo, spostandomi in un territorio come quello di Brescia, dove le realtà del territorio e del lavoro sono molto più competitive del nostro territorio, ho cercato di fare quello che sapevo fare, rendere la nostra fabbrica migliore, usare un rapporto molto familiare con i dipendenti, farli crescere professionalmente, arricchire la loro cultura che è la cultura d'impresa. L'incontro ITS che cosa le ha portato oggi? Sicuramente un'ulteriore possibilità a intercettare e a creare i tecnici del futuro, che sono quelli di cui avremo bisogno nei prossimi anni. In bocca al lupo e buon lavoro. Grazie. In ogni contatto che ho con l'azienda o i miei collaboratori hanno nell'azienda, nasce il problema in primis dell'organizzazione, mi cambia tutto, il fornitore non mi consegna, come posso fare, e automaticamente vengono collegati i nuovi strumenti. Signor Andreani, qual è la maggior difficoltà che lei incontra nel suo lavoro e che incontrano gli imprenditori oggi? Ma gli imprenditori oggi hanno il grosso problema di adattarsi al cambiamento a tutti i livelli, sia a livello organizzativo, sia a livello degli strumenti che sono necessari per procedere a questo cambiamento. E qui parlo di un'organizzazione aziendale che necessita di avere persone qualificate e di strumenti quali quelli di intelligenza artificiale, di business intelligence, di gestione dei processi, a parte i nomi in inglese, ma sono praticamente tutti strumenti o moduli, chiamiamoli di programma, che consentono di prendere le informazioni, di amalgamarle e di consentire di avere quella sintesi che ha bisogno l'imprenditore per poter operare però con velocità e comunque anche in modo che gli obiettivi che l'azienda si pone possano essere meglio raggiunti. Partecipare oggi a questo incontro cosa si porta? Mi porto che nasce in maniera molto evidente l'esigenza di avere del personale o personale giovane e anche meno giovane che però abbia questa capacità e possibilità di collegare sia l'organizzazione aziendale che necessita di un cambiamento sempre più veloce, ma anche quello di essere a conoscenza di questi nuovi strumenti che consentono di cogliere l'esigenza dell'azienda e quindi partecipare all'evoluzione dell'azienda stessa. E da qui poi che nasce la demotivazione del personale, il fatto che non si sente ben rappresentato, oppure anche la difficoltà proprio a operare all'interno dell'azienda perché si sente che non è adatto a questo cambiamento, ma non è solo responsabilità dell'imprenditore, è una responsabilità che avviene proprio dal cambiamento tecnologico, cambiamento a livello internazionale
e questo cambiamento è difficile da poterlo superare in breve tempo. Il focus rimane l'uomo, non più il sistema produttivo. Oggi com'è meglio soffermarsi su questa questione? L'uomo oggi più che mai ha necessità di riflettere sui valori, sui principi, su come oggi la società lo porta a vivere la sua vita, proprio perché in questo momento si è così freneticamente coinvolti dal cambiamento e noi, l'uomo, i giovani e i meno giovani, non hanno proprio tempo di capire la loro posizione attuale, nel loro ciclo di vita, proprio nel loro processo di vita. Per cui persone che cominciano ad avvicinarsi all'anzianità, diciamo anche alla pensione, fanno questa grande fatica a capire dopo cosa può essere, ma i giovani in particolare, perché non hanno delle fondamenta che li possa portare ad affrontare con serenità, con più serenità, con maggiore capacità adattativa a questo cambiamento, per cui nascono anche tutte queste situazioni anche difficili, sia a livello familiare, a livello giovanile, e non a caso lo vediamo spesso anche nelle trasmissioni televisive, quanto la gioventù è soggiogata da questo cambiamento. Un ragazzo ancora di 25 anni, ma anche di 30, non è facile ancora capire cosa farà nella vita. Quindi vedere un'azienda da vicino, toccarla con mano, significa anche farla innamorare e dargli delle motivazioni forti. L'incontro di oggi, qual era l'obiettivo? L'obiettivo dell'incontro di oggi è dialogare con gli imprenditori. Abbiamo invitato tutte le aziende più importanti della provincia di Pesaro e anche del nord della provincia di Ancona, aziende produttive, aziende della metalmeccanica, partendo proprio dai big. Oggi infatti erano presenti aziende con più di 3.000 dipendenti, ma anche la piccola e media impresa. Avevamo assolutamente bisogno di capire quali sono i loro bisogni formativi, che cosa si aspettano dagli studenti, che cosa in uscita dai nostri corsi, quali caratteristiche devono avere le persone che loro vorrebbero assumere. Come sono disposti i vostri corsi? Ogni ITS crea un corso sartoriale in base al contesto produttivo in cui si trova? Assolutamente sì. Lei ha usato un termine perfetto, è sartoriale. Sartoriale, se vogliamo fare un confronto con la scuola pubblica, dove i programmi si sviluppano in decenni, e anche un pochino nell'università, la differenza negli ITS è proprio la sartorialità, ovvero le aziende che erano qui questa sera sono state in grado di definire con precisione che cosa si aspettano dalle persone, cioè qual è la singola competenza, che tipo di lavoro devono fare, in che modo lo devono fare, quali sono gli argomenti che devono conoscere. Tutto questo serve per preparare il più possibile le persone ad andare in questa direzione, ma soprattutto, e anche da un punto di vista orientativo, fa capire agli studenti esattamente quale sarà la loro professione. Quindi gli dà una fotografia di quello che è il mondo reale del lavoro, e non è quello immaginario, ma è proprio sartoriale, come ha detto lei. La maggior difficoltà che incontrate nei vostri percorsi formativi quali sono? Ma le difficoltà sono proprio quelle di incontrare i ragazzi, perché come dicevo prima, se noi riuscissimo a trovare anche 150-200 persone l'anno, intanto riusciremo a fare meglio una personalizzazione, perché più sono le persone e io meglio riesco a orientarle sul lavoro proprio magari sul quale sono più tagliati. E quindi questa difficoltà a noi ci comporta di dover dialogare con tutte le scuole, con le agenzie del lavoro, con tutto il mondo del lavoro in generale. È una difficoltà che comunque cerchiamo di scavalcare. In questa sede, ad esempio, arrivano studenti da qualsiasi parte d'Italia, arrivano studenti dalla Sardegna, dal sud Italia, ma anche dal nord, da regioni limitrofe. Quindi non ci poniamo limiti perché diamo ospitalità a tutti, però sarebbe molto bello trovarli anche qui sul posto, perché poi magari sono anche contenti di lavorare nelle aziende che sono tutte del nostro territorio. In che modo far innamorare di nuovo i ragazzi nel mondo del lavoro? C'è questa fuga lavorativa, è un periodo particolare questo storico in cui stiamo vivendo, un suo giudizio? Ma è un giudizio che poi in realtà è emerso dal dibattito di oggi. Le imprese produttive si sono digitalizzate, con l'industria 4.0 che noi cavalchiamo sono cresciute tantissimo, però purtroppo nelle famiglie l'immagine dell'impresa produttiva è rimasta 50 anni fa.
Oggi una persona che programma un robot si trova in una postazione di lavoro che si assomiglia a quella di un videogame, e si lavora in ambienti puliti, con dei comfort veramente non indifferenti. Molti imprenditori ci hanno anche spiegato che certe competenze sono anche molto ben retribuite. Quindi c'è una visione del mondo del lavoro completamente diversa e distorta di quello che è la realtà. In che modo farla conoscere alla realtà familiare questo cambio assetto anche dell'immagine, questa nuova fotografia del lavoro oggi? Gli strumenti che tra l'altro sono stati discussi questa sera, che sono emersi, che sui quali noi stiamo puntando, sono proprio quelli della comunicazione, anche la comunicazione è quella più moderna. Noi ad esempio stiamo lavorando molto sui social network e nei social network cerchiamo anche di sdrammatizzare, cioè dare un'immagine anche creativa di quello che sono queste realtà lavorative. Un'altra cosa che si fa e sulla quale oggi abbiamo avuto un'adesione notevole è tutte le aziende sono disposte ad aprirsi, a farsi conoscere, ad ospitare, a venire nei nostri corsi a raccontarsi, ma soprattutto ad ospitare gli studenti per mostrare quello che veramente la realtà lavorativa, come si sta lì all'interno, quanto è magari anche piacevole e quanto è gratificante fare quel tipo di lavoro. Ripeto, per superare quella distorsione che purtroppo in questo momento esiste. Un consiglio per chi volesse iscriversi ai vostri corsi? Allora, deve farlo velocemente perché le iscrizioni scadono a fine ottobre. E sono già abbastanza corpose. Noi in realtà stiamo progettando di raddoppiare anche i corsi, però vogliamo stare con i piedi per terra, vogliamo scegliere dei ragazzi motivati. Iscriversi è semplice perché poi magari metteremo un sottotitolo o comunque inseriremo i link del nostro portale. È sufficiente scaricare una domanda e formalizzarla. Tra l'altro il 29, quindi tra una settimana, il 29 settembre, ci sarà un open day presso la nostra sede qui al CODMA, dove ospiteremo gli studenti e dove avranno veramente la possibilità di vedere come funziona un robot collaborativo, come funzionano le postazioni nostre CAD, che sono avanzatissime, e veramente abbiamo dei laboratori che sono unici nel centro Italia e pensiamo che anche questo sia un motivo di orgoglio, diciamo, per partecipare ai nostri corsi. Quali sono i requisiti per iscriversi ai vostri corsi? I requisiti sono quello di avere un diploma di maturità, perché poi essendo un corso post-diploma è sufficiente questo titolo. Dopodiché non ci sono altri particolari requisiti, perché sufficiente anche la cittadinanza italiana ovviamente, ma abbiamo ospitato in passato anche ragazzi stranieri, quindi è aperto veramente a tutti, è aperto anche a studenti lavoratori, e non è raro di incontrare degli studenti che magari hanno terminato gli studi, lavorano in catena di montaggio, fanno un lavoro che non gli piace, prendono magari part time e poi si mettono a seguire i nostri corsi. Tra l'altro all'interno dei corsi, del nostro corso, si fa molto presto, si fa lo stage, c'è la possibilità, come dicevo, anche di lavorare, chiaramente si lavora la mattina e si segue il corso il pomeriggio, quindi la possibilità di personalizzare il percorso è molto elevata. È difficile in questo momento, però penso non impossibile, si riesce, si può riuscire cercando anche di andare nelle scuole, cercando di far capire che il nostro lavoro non è lavoro in azienda, come dicevate prima, non è un lavoro brutto, non è un lavoro di ripiego, ma è un lavoro importante che porta avanti l'Italia, porta avanti l'Europa, porta avanti le aziende, ormai sono quelle che fanno il PIL, questo il benessere, e dobbiamo cercare di salvaguardarle. Piero, la ditta Forza Giovane mi ispira una domanda e un messaggio ai giovani. Cosa vogliamo dire oggi? Vogliamo dire ai giovani che le aziende oggi sono importanti, sono il cuore della produttività e del valore aggiunto dell'Italia. Quindi entrate nelle aziende, date il vostro know-how, la vostra giovinezza, la vostra creatività, ne abbiamo bisogno. I giovani sono il nostro futuro. Sono sempre meno innamorati, sono disinnamorati questi giovani oggi. Come facciamo a farli rinnamorare? Ma non penso che sono disinnamorati, lo pensiamo noi. Noi dobbiamo portarli dentro, aver pazienza, insegnarli. Qualche volta si fa fatica perché si vuole farli imparare troppo in fretta. Invece loro devono avere i loro tempi, la loro calma e imparare. Però devono metterci anche un po' di loro buona volontà e passione e amore per quello che fanno. Cosa ti porti dopo questo incontro ITS? Mi porto entusiasmo, perché questa è la parola
che esco da questo incontro. Buon lavoro. Grazie, buon lavoro a voi. Grazie. Cerchiamo di accorciare il gap e cerchiamo appunto di accompagnarli in maniera duale, nel senso che da un lato le aziende devono avere del personale altamente qualificato che possa lavorare in maniera quasi autonoma in un breve tempo, e dall'altro lato abbiamo dei ragazzi che escono da un mondo e li accompagniamo a crescere. Fiammetta, oggi è stata una giornata molto intensa, molto partecipata. E che corsi presentiamo nella sede di Fano? E presentiamo il corso di Smart Robotics, Digitalizzazione Aziendale e Progettazione 3D. È un corso ITS biennale di 1800 ore, delle quali 1000 di lezioni teorico-pratiche e 800 di stage in azienda. Per accedere ai corsi, qual è la modalità e la procedura da seguire? E per accedere al corso ci si può iscrivere tramite il nostro sito www.its4.0.it, scaricando il modulo e inviandolo al coordinatore del corso di preferenza. In questo caso sono la coordinatrice del corso di Fano, e quindi tramite il sito troverete tutti i miei contatti. Fiammetta, i corsi come nascono? L'ITS si muove in base a un contesto produttivo, fate un check della zona e poi partono i corsi? Ci vuole spiegare come... Beh, come abbiamo visto oggi in questo incontro con gli imprenditori, è stato molto importante perché abbiamo consolidato il nostro network tra le aziende presenti sul territorio. Sono tutte aziende che trattano negli ambiti che vengono insegnati attraverso il nostro corso e sono molto partecipative, ci descrivono esattamente le figure che cercano in questo momento nei prossimi anni, e noi di conseguenza cerchiamo, o comunque sia, gli andiamo incontro modulando il corso di formazione. Quando inizia il corso nella sede di Fano? Il corso inizia il 31 di ottobre, però raccogliamo le domande di iscrizione fino al 14 di ottobre. A seguito delle iscrizioni ci sarà un piccolo test d'ingresso, che però non deve preoccupare gli studenti. Il test d'ingresso è composto da due parti: una parte scritta a risposte multiple di cultura generale, logica e anche inglese, e l'altra parte del colloquio. La parte per noi più interessante è quella del colloquio. Sappiamo benissimo che chi si iscrive deve imparare e quindi non ha magari una base molto forte nelle domande che facciamo, ma noi guardiamo la fame, la voglia che ha di frequentare il corso fino alla fine, e quindi magari anche delle volte di compensare il gap che si potrebbe creare, soprattutto se viene da un background differente. Qual è il vostro segreto di incentivazione a questi ragazzi? Guarda, secondo me, te lo dico con veramente poca modestia, è che il corso funziona e le persone quando escono sono contente, e abbiamo la prova pratica sia delle industrie che ci continuano a chiedere stagisti o persone che lavorano lì, sia dei ragazzi che comunque semplicemente col passaparola ci conoscono. Una sorta di fidelizzazione. Così si può chiamare, sì. Il ruolo dell'ITS è un po' un trade union tra la richiesta e l'offerta? Diciamo di sì, in realtà in questo momento abbiamo molta più richiesta rispetto all'offerta che possiamo produrre, perché immaginiamoci che solo sul territorio di Fano abbiamo quasi un centinaio, se non di più, di aziende che ogni anno ci chiedono tra stagisti e lavoratori. Noi formiamo massimo 25 persone l'anno, quindi cerchiamo di andarli incontro, però insomma la domanda è sempre di più dell'offerta che possiamo avere. Diciamo che andremo ad una soluzione nel momento in cui, grazie anche ai fondi del PNR, si ipotizza un aumento dei corsi ITS. Il tessuto imprenditoriale del territorio come risponde alle vostre richieste? Ma il tessuto imprenditoriale del territorio in realtà ci fa delle richieste attive per la formazione di questo personale tecnico. Abbiamo, come abbiamo visto dall'incontro di oggi, un buon network di persone che sono coinvolte e entusiaste anche di collaborare e unire quindi la parte tra offerta di lavoro, lavoratori e formazione. Qual è la problematica che si incorre in un momento particolare storico lavorativo di oggi? E allora, ci sono diverse problematiche. Possiamo dire che da un lato non c'è dialogo forse tra le aspettative di chi entra nel mondo del lavoro, soprattutto i più giovani, e quello che le industrie si aspettano adesso. Noi cerchiamo di colmarlo questo dialogo, perché capiamo bene che in un corso biennale si entra proprio con mano nel mondo imprenditoriale, mantenendo comunque quell'aura da alunno ancora per un po', quindi è un passaggio accompagnato al mondo del lavoro, e cerchiamo così di colmare queste difficoltà e anche delle volte questa carenza di comunicazione tra le parti, che necessitano però incredibilmente l'una dell'altra. Oggi è venuto fuori anche una tematica molto importante: il supporto familiare nella scelta lavorativa del ragazzo o della ragazza.
Il supporto familiare c'è nella scelta lavorativa come anche nella scelta della formazione. Da coordinatrice interagisco molto spesso con i parenti, con i genitori dei ragazzi che sono i primi a chiedersi che cosa farà mio figlio dopo. È una cosa bella perché c'è premura e c'è cura anche del proprio figlio e noi cerchiamo sempre di trasmettere il fatto che possono stare al sicuro con noi, diciamo, perché lo accompagniamo appunto anche a staccarsi dall'ambiente familiare e quindi a diventare indipendente. I ragazzi hanno il fuoco spento, cerchiamo di fare il possibile per accenderlo e la responsabilità sarà di tutti, ma è anche delle famiglie in prima persona, perché diciamo è lo Stato, è la scuola, vero, meccanismi, leggi complicate, ma le famiglie li hanno imbucati sottoterra. Io faccio i colloqui per farli parlare, mi tocca pregare, ragazzi parlate, muti stanno, ma se voi state muti come facciamo a capire cosa pensate, cosa desiderate? Quindi abbiamo una voragine non solo tra noi e la scuola, tra noi e l'umanità, caspita. Quindi noi ci siamo, non possiamo far tutto perché dobbiamo produrre, vendere, i clienti sono esigenti e tutto il resto, no? Se partite ci trovate. Professore, siamo proprio in merito a una dimostrazione nel cuore proprio di quello che poi si effettuerà in questa sede con il corso, esatto. Giusto? Esatto. Sì, noi adesso stiamo facendo prima la programmazione mediante software per provare tutte quelle che sono le cosiddette catene cinematiche ed eventuali anomalie. Tant'è vero, se guardiamo attentamente, in uno di quei passaggi c'è un triangolino giallo. Quello non significa che c'è un errore, però c'è una parte che andrebbe corretta. Perché? Perché poi se il robot deve eseguire dei cicli ripetuti potrebbe andare incontro delle anomalie. Questo è un ottimo binomio perché provando prima nella modalità virtuale si evitano errori, collisioni e soprattutto quelli che potrebbero essere anche dei problemi di sicurezza. Una volta che il modello 3D funziona viene replicato lì, può essere trasferito mediante Wi-Fi, mediante pennetta, oppure replicato e poi corretto direttamente sul touch. Sembra la simulazione di un intervento da remoto. Sì, si potrebbe fare anche da remoto perché noi nel nostro modello non è prevista la telecamera, okay. Ma per ipotesi, se noi ci colleghiamo alla Wi-Fi qua, abbiamo diciamo, l'accesso a una di quelle telecamere lì, possiamo vedere quello che fa il robot in tempo reale e potremmo, se dotiamo il robot in tempo reale, confrontarlo con i nostri movimenti, diciamo, del simulatore. Questo è un ulteriore passo avanti e diciamo, nella visione robotica ancora dei costi un po' troppo alti per gli enti di formazione, perché una telecamera che va sul robot di visione passiamo i 3.000 euro, per cui diciamo che sono un pochino, sì, già così siamo arrivati a un punto molto avanzato perché riusciamo a vedere tutti i vettori lì, tutte le cinematiche che poi si trasferiscono là e la programmazione viene più fluida, più snella ma soprattutto più sicura. Quali sono le competenze per approcciarsi a una materia del genere? Allora, quelle devono essere le predisposizioni anche delle forme mentis. Sembrerà strano, ma la predisposizione fondamentale è solo la passione, perché questo è un mondo nuovo che si sta creando adesso, è una programmazione che avviene soprattutto a livello grafico, per cui diciamo che è molto intuitiva. È ovvio che servono delle basi di meccanica, però quelle si acquisiscono e si affinano man mano che uno fa la programmazione robotica. Non dobbiamo pensare che il robot tolga lavoro alle persone, ma glielo rende più semplice e soprattutto non dobbiamo pensare che è una cosa per pochi, perché se facciamo così sbagliamo in partenza, confondiamo tutto quello che è, diciamo, l'obiettivo principale della robotica. Quindi se dico intelligenza artificiale lei è pienamente... Adesso intelligenza artificiale va modulata, okay. Perché estesa senza dei moduli logici può diventare anche pericolosa, ma se fatta secondo i criteri, diciamo una certa logica e una sicurezza, sicuramente porta dei vantaggi non indifferenti, soprattutto tende a ridurre quello che è l'errore umano che avviene quando uno ripete ciclicamente delle operazioni e comincia ad essere stanco. L'intelligenza artificiale ci permette di risvegliarci, se possiamo usare questo termine, e ci tiene sempre pronti perché lui esegue un qualcosa che quando io ho pensato avevo una mente lucida. Se dovessi fare le sue operazioni dopo 8 ore io farei degli errori e lui non li farà mai. È affascinante.
Professore, ci vuole accompagnare in questa spiegazione di questa meraviglia davanti, per i non addetti ai lavori, ecco. Questo è un robot collaborativo, cioè può lavorare in presenza di persone, perché ha una possibilità nei suoi automatismi, che si chiamano giunti, di regolargli una forza, cioè se lui mentre si muove mi tocca, si ferma, cosa che magari i robot industriali questo non hanno. E quindi può essere impiegato su tante, diciamo, operazioni con l'uomo vicino. In questo caso dovrebbe versare la bibita all'interno del bicchiere. È ovvio che lui ha una pinza, in questo caso è una pinza particolare, perché è una pinza con serraggio proporzionale. Cosa significa? Che se io imposto il peso nella bottiglia, sì, lui regola la forza del serraggio. Adesso il nostro barista è alla grande. No, diciamo una cosa, che lui ha eseguito tutto correttamente. Se avesse avuto la telecamera poteva fare la correzione dell'operazione. Con l'ausilio della telecamera, ritorniamo a quel discorso, sì, di intelligenza artificiale, io gli dico: guarda che il bicchiere deve essere fino a una determinata altezza. Lui, quando la raggiunge, va alla fase successiva. In questa modalità invece era praticamente nella modalità che si dice ad anello aperto, cioè lui fa l'azione ma non verifica se l'azione è corretta. Se quindi lui ha eseguito correttamente quello che l'uomo... Esatto, è come se io avessi versato, bendato, io quando non sento più il peso, quindi dico ok, la bottiglia è vuota, ma non verifico se il bicchiere l'ho riempito correttamente. Se avesse avuto una telecamera, lui riesce a tranquillamente regolarsi e quindi a un certo punto interrompe l'operazione e ritorna dall'altra parte. Diciamo, sono tutti accessori che si possono aggiungere e qualificano sempre di più un robot. Si è appena concluso il lungo incontro, confronto alla Digital Smart qui a Fano. Tanta formazione, tanto confronto con istituzioni, imprenditori, simulazioni, presentazioni anche del corso che partirà da questa sede. Da Digital Smart è tutto, buon proseguimento con i programmi di Fano TV.